Presidente, come nasce l'idea di Res4Med? Res4Med è nata, devo dire, su iniziativa del mio predecessore, l'attuale ministro Piero Gnudi, che in occasione dei tavoli di lavoro su Expo, che aveva al suo centro di interesse la sostenibilità, ha avuto l'idea proprio di individuare questa iniziativa che ha come obiettivo quello di mettere a fattor comune tra i vari soggetti che operano nel settore delle rinnovabili, istituzioni, governi, imprese, tutto il patrimonio di conoscenze, di relazioni, di esperienze maturate da ciascuno in questi ambiti per favorire e accelerare lo sviluppo di questa fonte energetica, diciamo, soprattutto nel bacino del Mediterraneo, quindi sfruttando le risorse naturali che sono abbondanti e disponibili soprattutto nel Nord Africa per avviare una produzione di energia che possa essere utilizzata sia localmente per soddisfare i fabbisogni energetici locali di questi paesi che hanno delle prospettive di crescita demografica ed economica importanti, sia per alimentare un flusso di energia che possa essere trasferito anche nei paesi, diciamo, sviluppati del Sud Europa. Sinergie importanti con anche altre realtà internazionali? Certamente ci sono, questa Res4Med, come avete visto, è un'iniziativa a cui partecipano anche prevalentemente realtà nazionali, alcune delle quali però fanno capo a gruppi internazionali, come ad esempio Edison, che è controllata da EDF, e diciamo, nell'iniziativa è prevista la costituzione di un advisory board all'interno del quale entreranno tutte le varie entità internazionali che stanno portando avanti percorsi paralleli per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di creare una rete di conoscenze, un network tra tutti questi soggetti, tutti questi operatori per accelerare la circolazione delle informazioni, delle conoscenze e quindi favorire uno sviluppo più rapido di questa tecnologia. Grazie, gentilissimo, buon lavoro. Grazie, presto. Grazie. Ciao.